E come ogni anno iniziamo il nostro percorso natalizio, questo cammino ideale verso la grotta di Betlemme, direi in una Betlemme di oggi, in una delle tante Betlemme di oggi. Dove Gesù nasce? O meglio, dove Gesù nasce e rinasce sempre? Se non in quei posti dove alla gente viene data speranza, viene data accoglienza, viene data carità. E quest'anno, almeno in parte, faremo questo percorso da un segno di carità, dalla Caritas diocesana di San Severo, al cui interno vi sono dei servizi di carità. E questa è, per esempio, la mensa Mafalda del Rico, che accoglie da anni persone italiane e straniere. Accoglie per un pasto, accoglie per un letto caldo, accoglie per una doccia, per un ricambio, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo scelto questi luoghi che sono le eterne Betlemme che ci sono nel mondo, perché ogni qualvolta noi diamo accoglienza, speranza ad una persona, come ho detto, noi accogliamo tra le nostre braccia quel bambino come appunto lo ha accolto Maria. E Maria lo ha accolto e ce lo dona perché ciascuno di noi poi possa donarlo agli altri. Quest'anno faremo un po' Natale in compagnia dei luoghi, anche direi della scenografia del presepe e dei personaggi. E lo faremo lasciandoci accompagnare dalle riflessioni che Papa Francesco ha fatto lo scorso anno con una lettera appunto proprio sul significato e sul valore del presepe, una lettera apostolica chiamata Admirabile Signum, segno mirabile, segno meraviglioso. E è importante riscoprire il senso del presepe. Perché? Ce lo spiega il Papa. Quando proprio aprendo questa lettera apostolica dice: il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, continua Papa Francesco, è come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo, e scopriamo che Egli, cioè Gesù, ci ama a tal punto da unirsi a noi perché anche noi possiamo unirci a Lui. E allora insieme penetriamo sempre nel mistero del presepe e nel mistero di Betlemme. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!